siamo qua su un nuovo vlog. Sì, su un nuovo vlog, finalmente il ritorno dei vlog. Ok, allora, come potete vedere, praticamente siamo su un vlog abbastanza strano, perché non c'è solo la mia faccetta, ma c'è anche appunto la schermata del computer. Perché? Perché oggi è lunedì 29 e domani praticamente dovrebbe uscire questo nuovo Game Pack Vita da genitori. Allora, sono cose molto molto carine e appunto volevo vederle insieme a voi. Appunto c'è il video, qui ci sono le immagini che adesso andiamo ad esaminare, perché come possiamo vedere già dall'inizio ci sono un sacco di cose belle. C'è un sacco di cose fantastiche che adesso devo vedere, perché io ad esempio ho soltanto un game pack, che sarebbe appunto quello delle vacanze in campagna. Quindi comunque, come potete vedere, cioè come possiamo vedere, una cosa veramente fantastica, perché ad esempio nel bagno ci sono cose tutte nuove. Cioè, a parte questa doccia, tipo a muro con la tendina, tutta carina, è fantastica, mi piace un sacco. Vedete, questa lampada è nuova. Poi il lavandino è un po' economico come cosa. Però ad esempio la doccia mi piace tantissimo, anche il mobiletto, questo qua, lo specchietto, oppure il muro, la tendina. È tutto fantastico. Ora non so, perché appunto come ho detto prima ho soltanto un game pack, appunto quella gita all'aria aperta. Non so se appunto ne comprerò qualcuno o comprerò questo, ovviamente dipende. Comunque è fantastico, questo è un bambino che mi sa che sta sporcando il mondo intero, perché appunto vita da genitori, appunto per questo. Poi vediamo l'altra foto, ecco, questa madre praticamente sta sgridando, evidentemente questo ragazzo, che magari stavano litigando con i due fratelli e quindi succederà qualcosa. Ok, come possiamo vedere, lo stereo, ok, dei letti nuovi sicuramente, qua c'è un ponte, qualsiasi cosa, cioè una cosa decorativa, anche i poster, anche questi skateboard attaccati al muro, o questo qua, il pallacanestro, non so se è un canestro vero, magari è proprio un poster finto, non lo so. Comunque un sacco di cose bellissime, sicuramente vestiti per ragazzi, ovviamente le cose sparse che sono carine. Ok, qui invece c'è lei, questa ragazza credo che guarda la TV, mentre tutti questi, quanti figli ha sto tizio, sta aiutando questi, vabbè, con lei non c'entra niente sicuro, vabbè, i due bambini che stanno facendo qualcosa, non so, magari stanno costruendo qualcosa. E l'ultima immagine, ecco, tutti a tavola, la bambina che mangia, loro che mangiano, qua che il padre sta portando qualcosa al sacco, e lei che intanto parla, forse stanno facendo colazione, perché loro di solito mangiano queste cose a colazione. Ok, e questo è un portapane, tipo bellissimo, carino. Anche qui la cucina, il frigo è nuovo, perché è tipo un frigo dentro, non so, qualcosa, comunque come se fosse dentro un qualcosa, comunque una mensola tipo, non lo so. E ok, allora queste intanto erano le quattro immagini che appunto The Sims 4, il zio di The Sims 4 ci dava. Ora, vediamo il trailer di gioco della genitorialità, vediamo il trailer ufficiale, vediamo direttamente questo, vediamo che succede, che combinano. Ok, allora mi metto le cuffie, almeno sento se dicono qualcosa. Ok, vediamo un po' questo trailer. Ok, abbassiamo che... iniziamo già
con una bambina che sporca il mondo. Ok, questo è tutti un sacco di oggetti. Due ragazzi che sta. Mano i brufoli in faccia. Guarda questa che si arrabbia. Anche un sacco di oggetti, ragazzi, per la cucina, per il salotto. Fantastico. Ovviamente sicuramente anche interazioni tra padre e figlio, tra insomma genitori e figli, sicuramente. Ok. Ah, stanno facendo dei progetti, credo per la scuola. No, fighissimo. Raga, vorrei avere. Ok, qua stanno mangiando, ovviamente. Ok. Anche la mamma non è da meno. Proprio. Plasma l'infanzia dei tuoi sim. Ok. Ah, avete visto? C'era la bambina che stava. Ok, l'abbiamo visto questo. L'abbiamo intuito. Che tipo di genitore sarà? Appunto, disponibile il 30 maggio. Questo uscirà. Questo video uscirà sicuramente mercoledì. Ok, ragazzi. Come avete potuto vedere praticamente nel trailer, cioè avete visto, non so, quella bambina che stava praticamente disegnando, che poi da adolescente, cioè che poi da grande è diventata una pittrice. Quindi ovviamente ci saranno opzioni, diciamo, e, ecco perché c'è scritto plasma l'infanzia dei tuoi sim, perché cioè se i genitori faranno fare magari delle cose educative ai propri figli, questi svilupperanno dei tratti speciali, appunto dei tratti dove magari di positività alla fine. Se invece appunto tutte queste cose, o magari quando appunto rutta mentre mangiano, se non gli dirai niente, magari se non li rimproveri e gli dici che comunque non si fa, questi svilupperanno appunto delle azioni e un carattere molto diverso. Allora, poi io vi volevo far vedere una cosa bella. Allora, oltre a questa cosa, per fare dei genitori hanno messo appunto un quiz che io vorrei andare a fare. Qua che tipo noi abbiamo visto tutte le cose che appunto c'erano sul trailer, così le cose. Adesso andiamo a fare il quiz. Che tipo di genitore sarai? Lo scopriremo. Ok, allora vediamo quali sono le domande. Vediamo che domande ci fanno. Allora, qual è il comportamento più offensivo? Combinare un pasticcio, mordere, dire parolacce o spintonare? Allora, comunque io vorrei un attimo soffermarmi sul fatto di quella bambina in cucina che sta combinando un casino, che cosa gli serve. E poi il padre che dice, bello, no, stai facendo un buon lavoro, continua così a sporcare pure tutta l'altra casa, a sporcare tutta, pure le altre stanze, cioè, ok. Comunque, io direi dire parolacce, sinceramente. Poi, qual è il progetto scolastico sarebbe più divertente da realizzare? Robot, razzo, bobina di Tesla e ponte. Allora, prima appunto vorrei soffermarmi sul fatto della foto, che sinceramente mi piace tantissimo. Perché? Perché appunto ci saranno molte nuove interazioni tra genitore e figlio, che sì, c'è già, però ovviamente c'è soltanto per il momento, c'è soltanto parla della scuola, chiedi come sta o magari abbraccia, e quindi non sono con poi così tante interazioni, e sarei sinceramente curiosa di scoprire quali sono le interazioni da fare tra genitore e figlio. Però comunque da questa, cioè vorrei rispondere a questa domanda, però sono indecisa tra bobina di Tesla e ponte, perché io direi però ponte, perché il ponte è bello. Poi
Che genere di tramezzino ti porteresti per pranzo? Al burro di arachidi e marmellata, al tonno, agli avanzi, alle verdure e hummus. Allora, vorrei di nuovo soffermarmi sulla foto, che come possiamo vedere questa ragazza ha sicuramente un nuovo stile. Quindi, nuova maglietta, anche mi sembra nuova la collana. E io qua posso notare, qua, che ha i jeans con sopra le camicie che ormai si mettono tutte. Tutte le ragazze che vedo vanno in giro con questa camicia attaccata in vita, però ok. Allora, io sinceramente il tramezzino me lo porterei al tonno perché mi piace un sacco al tonno. Poi, dove faresti volontariato con la tua famiglia? Mensa dei poveri, casa di riposo, ripulitura di spiagge, vendita di dolci. Allora, vorrei appunto di nuovo soffermarmi sulla foto e vorrei dirvi una cosa. Avete visto che questa ragazza appunto sta aiutando la madre a cucinare appunto. E come dicevamo prima, plasmare l'infanzia dei tuoi sim. Quindi appunto, se noi ad un bambino più specificamente facciamo apparecchiare la tavola, oppure ad un adolescente facciamo preparare la cena per tutta la famiglia, e è una cosa che appunto può aiutare i piccoli sim, perché facendo queste cose, magari rifare il letto, aiutare a pulire la casa, questo fatto potrebbe appunto far crescere a questi piccoli sim dei tratti particolari, appunto molto positivi alla fine, molto positivi, perché hai sempre fatto fare delle buone azioni ai tuoi sim. Se invece tutto ciò non l'hai fatto fare, questi svilupperanno dei tratti appunto non tanto cattivi, cioè non tanto buoni, ma molto, no, cioè non sono positivi, appunto, che magari diventano disordinati. Sicuramente ci saranno queste cose, quindi sarei molto curiosa di vedere adesso, ovviamente domani, che non so quando uscirà questo video, comunque il 30, appunto oggi è il 29, uscirà il Game Pack, quindi vedrò se lo comprerò. Comunque direi molto vendita di dolci, interessa. Poi, qual è la tua attività mattutina preferita? Scrivere nel diario, guardare cartoni animati, dormire fino a tardi e fare attività fisica. Allora, vediamo che intanto anche questa ragazza ha una maglietta nuova, molto sciallosa, e qua c'è lo zaino tutto disordinato, ok. Vedo anche una nuova capigliatura, perfetto. E ora che ci faccio più caso, veramente ci sono i brufoli. Cioè, hanno aggiunto i brufoli, ragazzi. Ok. Allora, comunque, tra queste quattro, scrivere nel diario sicuramente. Una domenica, ovviamente, perché... Ah, risulti un genitore amorevole. Ok, beh, sono felice. L'aria dei climatizzatori sarà anche condizionata, ma non il tuo amore. Credi che dando prova di affetto imperituro, non so cosa significa, ai tuoi bambini li aiuterai a dare il meglio di sé, e che un abbraccio potrà risolvere praticamente ogni problema. Bene, sono felice perché sinceramente questa risposta risulta un genitore amorevole. Credo che più o meno mi rispecchi molto, cioè mi rispecchia molto questa cosa. Ha detto la verità, ok? Ha detto la verità, devo ammetterlo. Anche perché non ho figli, ovviamente. Però è una cosa che con il gattino Mela, con la gattina, faccio molto. Quindi magari quando ha paura e succede qualcosa, ovviamente dico stranzolla. Comunque, andiamo a parlare di altre cose. Ok, ragazzi, eccomi tornata. Ovviamente un'altra angolazione, che non è un casino. Comunque, volevo parlarvi di un'altra cosa. So che questo vlog è il più lungo del mondo, però ok. Allora, volevo parlarvi, se ci riesco, comunque forse sarà una cosa che faremo, ossia avevo in mente di fare sul canale una serie serale. Quindi stavo pensando alle 20, in giorni determinati uscirà appunto una serie, se solo quella serie, che poi quando finirà ne faremo un'altra, poi dipende, perché vorrei approfittarne, vorrei mettere più video possibili per
intrattenervi di più, soprattutto quest'estate. Vorrei appunto approfittare di quest'estate, visto che comunque non ci sarà più la scuola, quindi la mattina posso alzarmi e dire ok, se voglio faccio un video, se non faccio il pomeriggio, insomma avrò molto più tempo e posso ovviamente dedicarmi di più a YouTube. Quindi ovviamente già ho in mente le serie o i giochi che appunto voglio fare per questa serie. E i giorni che ho pensato per fare questa serie è il lunedì, il mercoledì e la domenica. Quindi praticamente il gioco, in pratica, che... il gioco che praticamente sceglierò sarà appunto uscirà il lunedì, mercoledì e la domenica alle 20. Ovviamente questa è una cosa su cui devo pensare, e se ovviamente vi piace, cioè se vi piace l'idea, anche ditemi sotto nei commenti, semplicemente, in modo che posso sapere, perché se magari non la volete io semplicemente non la faccio, è soltanto che in modo posso portarvi più video e approfittare di quest'estate che non ne ve la fare e posso dedicarmi più a YouTube. In più volevo dirvi che siete stati, cioè sono molto felice che abbiamo raggiunto i 500 iscritti, sto dicendo i 500 mi piace, i 500 iscritti, e infatti ho in mente di fare una cosa speciale, cioè ho in mente di fare due cose speciali, che in realtà ho già detto nel video di Mario Sport Mix, se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione comunque. E sì, abbiamo raggiunto i 500 iscritti, sono veramente felice, farò due video speciali, nel senso uno speciale dedicato appunto ai 500 iscritti e un altro che sarà una cosa sorpresa che non posso dirvi assolutamente niente. E comunque l'ultimo video di Mario Sport Mix ha tipo raggiunto i 25 mi piace velocemente. Cioè, nel senso, dopo un'ora eravamo a quasi 30 mi piace. Questa cosa sono molto felice, perché significa che comunque questo gioco, Mario Sport Mix, vi sta veramente piacendo tantissimo. E io sono felice, perché significa molto per me. E niente, non ho comunque altro da aggiungere. E quindi io direi che possiamo fermarci a questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!